vi mostro una mega collezione da oltre 5.000 euro di Yu-Gi-Oh! Di più? Di più! Molto, molto di più! Allora, questa collezione è la tua e stiamo parlando di oltre 9 album quasi completi, giusto? Quasi completi, sì, le carte mancanti sono veramente poche. La collezione diciamo che è abbastanza importante. Intanto iniziamo a vedere il primo album e ti chiedo subito da quant'è che collezioni Yu-Gi-Oh! Allora, facciamo una piccola premessa. Io ho quasi 30 anni e ho visto uscire questo gioco. Ho quasi 30 anni. Ci sta. 29, dai, per essere più precisi. E ho visto uscire questo gioco come materializzazione dell'anime, ok? Colleziono queste carte da quando avevo 5 anni. Quindi sono 24 anni che colleziono. Che collezioni, però qua sì. Stiamo parlando di roba tutta praticamente moderna. Molto moderna, sì. Ok, hai ovviamente anche qualcosa dei nostri anni. Qualcosa più di o meno, siamo lì. Ci sta. Quindi hai anche carte di un valore determinatamente più alto, giustamente, no? Sì, assolutamente. Allora, adesso pian piano vediamo innanzitutto qualcosa di interessante, sì. Gli album non li guardiamo tutti perché altrimenti verrebbe un video di 27 chilometri, ma se sei disposto tu e soprattutto lasciano like e commentano, almeno 150, che dici? Almeno 150 like, possiamo fare un mega video integrale di Yu-Gi-Oh! Però dovete commentare con Fra, facci vedere tutta la collezione. Va bene. Poi ce la devi illustrare tutta. Va bene, dai. E questa carta vi dico già che c'è in questa rarità, ma il nostro caro Fra ce la farà vedere più avanti, di una rarità molto, molto più importante che si gioca nel suo mazzo, che farà vedere anche quello perché è un top meta. Un mazzo scarso. Scarso top meta. Sì, diciamo che ha toppato più o meno in 5 nazionali. Sì, e poi è un po' che sta lassù, ma il nostro caro Phoenix lo distrugge. L'antimeta. L'antimeta. Allora, intanto mi sta volando via questo, quindi aspetta, stoppiamo un secondo. A few moments later. E con questa, che è praticamente l'ultima espansione uscita, non questa qui, ma quella di prima, tranne ovviamente quella nuova del drago bianco e quant'altro, sì, andiamo al prossimo album. Qui abbiamo qualcosa di più interessante. Sì, qualcosa di più ambito, diciamo. Qualcosa di più ambito è più, diciamo, pregiato. Pregiato. Perché la Rarity Collection, c'hai sia la 1 che la 2. E ti manca poco, da che vedo, per completarla. Quindi dai, ci sta come cosa. E 25esimo, invece, come sei messo? Ma 25esimo, praticamente la collezione è quasi completa. E anche perché ci tengo tanto, appunto, essendo un'edizione commemorativa, ho voluto comprare. Non comprare carte singole, ovviamente, diciamo che quello che faccio io è sbustare, perché certo, credo sia la cosa più interessante e più divertente, anche perché è ludopatica nei giochi di carte sbustare è l'80% del divertimento, poi c'è tutto il gioco che vabbè è una parte, sì. Ecco, queste carte qua, le Rarity Collection, hanno del bene e hanno anche del male, perché ti ritrovi a cercare carte mentre ancora non era stata annunciata appunto l'uscita. Lullapalooza. Sì, sì. Lei mi piace chiamarla Lullapalooza perché mi suona più simpatico ed è anche meno temibile come nome. Sì, no, io la odio in ogni caso. Anche se me la chiami così me la giochi contro, la odio. Vabbè, quindi. Un bel festival Lullapalooza. Almeno fa un po' più ridere, sì, che dici, esatto. Ha cacciato Lullapalooza. Sì, sì. La trovi contro o quitto? Quitto, sì, esatto. Quitto nella vita vera. Allora, gli album, intanto questi due che abbiamo preso come campione li abbiamo finiti, quindi adesso passiamo alle grosse. Vuoi far vedere subito il deck? Vuoi far vedere le carte più grosse? Dimmi tu. Io andrei con il top meta, con una piccola profile, diciamo, volante. Vai, di un deck al volo scarso. Così, molto scarso. Che mazzo è? Ma tu lo sai già. Ma io lo so già. Io lo so già perché ci ho giocato tanto contro, non contro di te, perché è nuovo, l'ho appena comprato. E l'hai pagato? Troppo. L'ho pagato una cifra esagerata, considerando poi che a luglio probabilmente gli tireranno dei cazzotti nella faccia, ma rimarrà comunque un mazzo infinitamente forte. Sì, l'ho pagato più di 300 euro comunque per il momento. E questa è una mia profile, non è una profile molto classica perché ho deciso di giocare, poi ve la farò vedere, ve la illustrerò magari, ho deciso di giocare un playset di carte che secondo me è più efficace del playset classico. Quindi deck profile dell'Occhi di Serpente tuo personale. Di mio come personale. Te lo sei girato tu. Abbiamo tre Ash, tre pioppo, due per di pioppo. Ok, va bene, ci può stare. Il terzo è un brick. La quercia, che comunque
Anche lui. 2x di Flamberga. Anche questo. 2x Flamberga è una scelta interessante, secondo me, perché potresti giocarlo monopair, potresti giocarlo 3x. 3x, ma io per la versatilità del mazzo, 2 sono sufficienti. Sono sufficienti. Ci è sta. Un mazzo che punta a fare male. È un mazzo che punta a chiudere la partita. Fa male. Riesce a fare male. Chiude la partita in 2-3 turni, dipende chi ti trovi davanti, ovviamente. Però... ma a volte sciotti anche. Sciotti anche. Sciotti sì, anche. Sì, sì. Poi, ovviamente, la strega nera per forza in 3x. Sì, c'è sì, poco sì, da fare. Ferrir in monopair. Sì. Questo è interessante perché l'hai voluto mischiare col Kashtira. Sì. Interessante come cosa. Spesso mi chiamano Kashtifra perché ho una certa passione per questo archetipo. Quando abbiamo rincominciato a giocare, lui, la prima cosa che ha tirato su è stato il Kashtira. Quello ha detto: mi è piaciuto, fatto, lo voglio fare, lo faccio. È sempre qui vicino a me come un Poi abbiamo 2 unicorno, certo, fortissimo, sì, c'è sì, poco da fare, anche più forte del Ferrir, per effetto. Sì, quasi staple in tutti i mazzi, con un piccolo repartino Kashtira. Lo sì, riesce a mettere letteralmente ovunque. Ovviamente la carta più forte di Yugi, non smetterò mai di dirlo che questa hand trap è illegale. Ha rovinato il gioco, però è bellissimo. Però è fantastica, c'è poco da fare. Le spoglie del peccato, queste sono sempre... sì, sono carte forti, queste sono wanted, è sempre dell'archetipo di Abelstar, comunque entra per... sempre di Abelstar, sì. Ah sì, ok, sì, ho capito, sì, qual è, perfetto. È una carta cercabile, è una carta che cerca, è una carta forte. Con questa ti prendi la strega nera in sostanza. Il falò, che ti prendi qualsiasi cosa di mostro fuoco, sì, praticamente Pyro, in realtà. La carta più costosa di Yu in questo momento. Perché... il proibite, cioè scusate, il goccioline proibite, questo è un altro spoglie. Mi sembra? Sì. No, tempio divino. Ah, questo tempio, è il scusami, la terreno. Poi abbiamo le tattiche triple che non mancano mai. E quella è la scelta. Il richiamato dalla tomba. Richiamato interessante. Dalla tomba è un anti-entrap. Sì, serve per forza. Certo. È l'unico. È assolutamente. L'unico Ash nel sì, cimitero. Ti gioca sì, l'Ash, richiamato dalla tomba. Poco da fare. Non più sovrano scuro in 3x. D'obbligo. Questa è la mia scelta, infatti come vedete nella profile non c'è Imperma, perché c'è non più sovrano scuro. E ci sta. Perché ti dà una, sì sì, è un'alternativa. E ti dico, l'ho visto più giocato con non più sovrano scuro che Imperma. Perché nega anche le magie elettroniche. Esatto. Nascita Kashtira, ovviamente, sì, per i Kashtira, il pianeta pressato, è il pressato, vero? Pianeta pressato. Pressato, perché il primitivo è per il Tiara Lacrimolamento. E uno per uno, che ovviamente è d'obbligo. Ah, scusami, è vero, Spaventartiglio. È uno per uno che è d'obbligo perché il Fire King, scusate, l'Occhi di Serpente gioca soltanto di uno, tranne sì, Flamberga. Ma prima di farvi vedere l'extra deck dell'Occhi di Serpente, andiamo con le carte un po' bomba. Un po' tanto. Un po' tanto bomba. Come se sono spirite le carte. Però prima dovete lasciare like, commentare con Fra, vogliamo la collezione integrale. La vogliamo tutta. Faccio cioè... un mese di palestra e ve la porto. E in più vi dovete iscrivere al canale, ragazzi, perché solo noi vi portiamo a caccia di collezioni. Ti passo delle piccole bombe. Vai. Vai. Da far vedere Gorth, tanta roba in Ghost. Bellissimo, incredibile. Raga, le Ghost, c'è le poco ghost, da fare. Poi abbiamo l'Onesto, carta che fino a qualche anno fa era la più forte di Yu-Gi-Oh! Sì, e non c'era niente da fare, letteralmente. Una delle primissime entrap devastanti. Devastante. Questa l'ho acquistata io e poi gliel'ho girata. Sì. Il fantastico numero 92, bellissimo Ghost, così, raga. Valore abbastanza altino, sì, non tanto di questa, ma in realtà dell'Onesto molto L'Onesto alto. L'Onesto sta sui 300 euro. E il 92 sta sugli 85. Sugli 80, euro, sì, quindi non male. Adesso ti passerò una chicca che queste qua se le mangia col pane, però ecco, insomma. Questa, raga, questa è tanta roba. Il Neos dell'Arcobaleno in prima edizione, una carta fantastica Ghost, e direi che è anche un Excellent, almeno. Sì, sì, me l'hanno Excellent, ci sta. E, dietro poi abbiamo anche il prezzo, quindi... Spoiler. Ok, e abbiamo una carta nostalgica. E comunque questa sul valore anche questa dei tra i 100 e i 150 euro. Molto bellina, il drago armato livello 7. Hai anche il 10? Ho anche il 10, sì. Hai, non ce l'ho dietro, purtroppo, però. Peccato, perché anche quello tanta roba. E ragazzi, solo con queste siamo a circa un migliaio di euro. Circa a 1000 euro con solo 5 carte. Quindi immaginate negli album che cosa ha. E noi abbiamo detto a inizio video superiore a 5000, ma lui si è fatto la risata, quindi... sì, il mio portafoglio. Andiamo avanti e vediamo, sì, l'extra.
l'extra del Occhi di Serpente. Allora, abbiamo innanzitutto un SP proxato perché costa decisamente troppo per una carta che probabilmente bannano tra pochissimo. Esatto, in realtà ce l'ho in ordine, deve arrivare, però comunque sì, in questo momento ancora non c'è. Ed è illegale come carta. Illegalissima. Abbiamo, appunto, prima l'avevamo dato un piccolo spoiler, questa all'epoca stava sui 400 euro, poi è scesa mostruosamente. Ma è la Prometeica 25esimo. Sì, quarto di secolo. Quarto di secolo. Sicura. Tanta roba. IP mascherina con l'artwork alternativo che è di Ra2, vero? Sì. Ra 02. La pollosa che non manca in nessun mazzo, maledetta, te la butto dopo. Vabbè, il cavaliere, ovviamente, sì. Anche questa in ogni mazzo viene messa. Zelantis. Questa, no, questa la copriamo, fa schifo, la odio con tutto me stesso. Zelantis risolve quasi tutte le partite. Tutto risolve Zelantis. Abbiamo ovviamente un altro cavaliere, questa entra, spacca una magia trappola per il mio Barn, è un dito lì. E poi abbiamo questa che l'amblobalena, il nome, è l'amblobalena. Sì, che ovviamente in Occhi di Serpente devi sempre averla a fine del primo turno, è d'obbligo. E vabbè, qua diciamo queste sì, si possono anche... Sì, abbiamo una gioca bene nei fuoco. Sì. E manca una Raging Phoenix che arriverà tra pochissimo. E anche qui, ragazzi, ovviamente, considerando l'SP che dovrebbe arrivare, siamo circa tra i... Sui 200-220 euro. 200-220 euro. E anche qui il portafoglio caccia. Qui sto giro ringraziamo la Rarity, perché senza la Rarity sarebbero... Effettivamente, infiniti. Tra Apollosa, i Cavalieri e quant'altro, sì. Poi qui abbiamo qualche altra 25esima, anche queste molto belline. Qui parliamo più o meno sulla cinquantina d'euro l'una, sì, circa, all'incirca, sì. Quindi altri 150 euro da sommare. Qui aumentiamo di 100 in 100 alla volta, arriviamo a migliaia. Sì, meglio non contare. Meglio non contare. Averle è bello, comprarle è difficile. Un po' meno. Qui ti passo una chicca che mi accompagna da quasi tutta la vita. È quindi una... da quando ho iniziato da a collezionare. Sì. C'è la carta, la prima carta che vedrete l'ho presa che avevo probabilmente tipo 7 anni. E allora apriamo subito, mamma mia, già il mio bel terrore incarnato lì, mi piace da impazzire. E quale carta parlavi? Ravian. Ovviamente. Sì, Ravian in prima, uscito... Molto belline, raga. Queste sono molto molto belline, vecchiotte, vecchiotte. Sì, questa purtroppo è una ristampa, adesso arriverà quello in prima, ma è fortissimo, è lì, vabbè. Queste poi hai fatto l'affare? Ho fatto un affare. Queste hai fatto l'affare, me lo so benissimo, ma l'avevi mandata e io ho detto quanto hai speso? Ah, una cavolata. Sì. Però vale molto di più di quello che hai speso. Sì, anche ciancigata vale un sì. Una discreta parte. Ma comunque in prima edizione, cioè sì. Alla fine stiamo parlando di quasi 20 anni di carta. Ah sì, sì. Ridendo e scherzando, qui abbiamo un Black Luster Soldier. Mio secondo structure deck. Però demolito. Beh sì, l'ho demolito io giocandolo, perché sapete insomma... Giustamente quando lo buttavi giù, Black Luster Soldier! Sì, gli amici lo prendevano, no! Sì! Bellissima la Jackie in Secret. Questa, lo sai che questa carta non è niente di che, ma l'adoravo da bambino. L'artwork mi faceva impazzire da bambino. È nell'album per quello, perché ecco. È proprio bell'artwork. Quindi vedi, non sono l'unico. Di queste sono molto fiero. Di queste sono quelle lì che hai detto parallel, sì, del film. Del gioco. Del gioco, scusami, del gioco. Queste anche sono belline. Teschi, sì. E suppongo anche belle toste da trovare. Sono quasi introvabili, sì, sono delle promo, bisogna cercarle tante. Le promo non sono mai in prima, non esistono in prima, sono tutte unlimited, però appunto sono promo ed è una rarità che hanno ritirato fuori da poco, ma non sono riusciti a fare. Questa la conosci? Questa la conosco bene, gliel'ho venduta io in prima edizione, che poi potete trovarla nel video del mercatino di Parma, che l'abbiamo acquistata lì e io l'ho rigirata a lui. Quindi, anzi, questa poi è la carta che ci ha fatto conoscere, tra parentesi. Quello che ha iniziato il tutto, sì. Quello che ha iniziato tutto con giochi a Yu-Gi-Oh! Sì, bene, ci spacchiamo di Yu-Gi-Oh! E ci siamo spaccati di Yu-Gi-Oh! E ancora ci spacchiamo di Yu-Gi-Oh! Quindi se volete giocare a Riccione, noi siamo disponibili. Assolutamente. Occhio, perché qui c'è Snake. No, no. Intanto io qui sto andando avanti con l'album. Sì, e lo già materia, mi ricordo tantissimo. Questo è stato per mesi il nostro... come si chiama? L'immagine del nostro gruppo di Yugi. E tanti ricordi e qualche alternativa. Sì, artwork alternativi. Sì. Questa bustina Trix, per esempio, praticamente mai vista. Sì, è molto bellina. Molto difficile da trovare, anche Sparkman la sua è tosto molto. Sì. E chiudiamo con l'ultima bomba, fra, con l'unica cosa Sealed che sei riuscito a tenerti in collezione. Eh sì. Che mi hai detto vendi anche. La vendo perché penso che sia anche giusto ogni tanto condividere qualcosa di importante con gli altri. Un po'
malincuore, perché io, essendo un collezionista, sono quasi allergico al vendere, ma questo ho deciso di venderla. Ok, e stiamo parlando di che cosa soprattutto? Tanta roba. Siamo io l'ho pronti. Vista e tanta roba, vai. Ed è praticamente introvabile, specialmente in queste condizioni. Guardo giù perché è proprio... Vai, mamma mia ragazzi. Eccola questa qua. Possiamo farla vedere anche sotto qui in cam, sì, se vuoi la faccio vedere io. Cioè, ragazzi, guardate che cos'è, è uno spettacolo, è bellissimo. Si trovano tre bustine super costose, non in prima edizione, ma si trova l'onesto in prima edizione, ovviamente, vabbè, ristampato, per carità. Però guardate in che condizione è. Non esiste questo in prima edizione, non è mai stato stampato. No, non è mai stato stampato, no. Esatto. Però tanta roba. E se vi interessa ci potete contattare su Instagram, che il nostro caro Fra la vende. E con questa mega bomba vi annunciamo che la tua collezione supera i... Supera i 10.000 euro. 10.000 euro, ma penso che l'avete intuito. E se volete il video completo, mi raccomando, commentate, lasciate like e ci vediamo in un prossimo video. Quindi ci salutiamo con... Ciao! Ok, sono improvvisato. Non lo sapevo di rifare.